sappiamo che l'Inter è un'ottima squadra, allenata da un allenatore che conosco bene perché l'ho avuto anche da allenatore, quindi vuol dire che insomma e so quanto sia bravo e so quanto uno dei migliori allenatori che ho avuto, Luciano, quindi so quanto prepari bene la sua squadra, curi il dettaglio, il particolare di organizzazione e mentalità giusta alle proprie squadre e lo ha dimostrato in questo inizio di campionato. L'Inter è una delle squadre che ha avuto un ruolino di marcia più continuo quasi di tutti, ha avuto una piccola defaillance nell'unica settimana dove ha avuto la Coppa Italia, no? Però ecco, dove ha fatto tempi supplementari, per il resto insomma ha giocato sempre partite molto importanti, facendo risultati importanti, quindi per noi è una partita sicuramente impegnativa, ma dobbiamo affrontarla con organizzazione, con spirito giusto, con mentalità giusta per poter andare a giocarci le nostre chance, anche se vogliamo, anche se pur con proporzioni diverse, anche a Bergamo, no? Se abbiamo avuto siamo andati in svantaggio, però la squadra nel secondo tempo ha avuto un'ottima reazione, poteva pareggiare la partita e poi sai, le partite si giocano in ogni partita, come dico io, ci sono diverse partite e psicologicamente se vai a far 2-2 anche nei minuti finali può succedere di tutto, quindi no, adesso la squadra sotto questo aspetto sta capendo quello che chiedo a loro, ai ragazzi, di insistere sempre con il nostro gioco, con il nostro atteggiamento, di portare in campo dal primo al 95esimo minuto quello che è la nostra organizzazione. È la nostra idea e le cose che prepariamo durante la settimana, quindi su quelle dobbiamo insistere fino al fine della partita. E devo dire che abbiamo preso qualche già vantaggio perché abbiamo vinto due partite negli ultimi minuti. Questo vuol dire che ci crediamo e dobbiamo crederci fino in fondo, quindi già certi concetti stanno attecchendo insomma con la squadra e con i ragazzi. Dobbiamo ancora martellare, andare ancora più dentro nel particolare, nel dettaglio, perché abbiamo ancora dei margini di miglioramento per i tempi di gioco, i tempi di smarcamento, le conclusioni, l'ultimo passaggio. E queste sono tutte cose che dobbiamo andarci a lavorare settimana dopo settimana e cercare di farle nostre, perché come hai detto tu, in queste partite qui abbiamo avuto l'opportunità di chiuderle prima le partite o di sbloccarle prima e non ci siamo riusciti per alcuni dettagli. E da situazioni di gol, da gol non siamo riusciti a trasformare queste situazioni da gol in occasioni vere da gol e in questo possiamo fare ancora un salto di qualità. Io non faccio calcoli e non deve farli neanche la squadra. Noi dobbiamo prendere un impegno alla volta, andare in campo e preparare in ogni partita una partita perfetta per se vogliamo fare risultato in Serie A contro ottime squadre, squadre organizzate con qualità. Dobbiamo preparare le partite al meglio e nella partita andare a studiare i vantaggi che possiamo portarci alla nostra prestazione per poter fare il risultato importante, sia in casa che fuori casa, e cercare di andare sempre alla ricerca dei 3 punti. Questa è la mentalità che chiedo alle mie squadre e su questo sto lavorando con i ragazzi. Poi, per quanto riguarda quello che accadrà nel girone di ritorno, sarà da vedere, perché poi ci sarà un mercato di gennaio e lì ovviamente alcune squadre potranno anche cambiare ancora, no? Perché con il mercato sappiamo che qualche squadra potrà andarsi a rinforzare ulteriormente, questo non lo sappiamo, però a noi interessa poco, noi dobbiamo vedere in casa nostra, pensare ecco, a migliorare, a lavorare sul dettaglio, sul particolare, perché poi alla lunga ci può dare dei grandi vantaggi. In poche settimane penso che qualcosa già si sia intravisto, no? La squadra sta reagendo, sta cercando di far suoi determinati dettami tattici che prepariamo durante la settimana, ma anche come atteggiamento in campo, no? Come compattezza, intensità, aggressività e poi nel momento in cui sto in fase di non possesso palla, poi nel momento in cui siamo in fase di possesso palla stanno migliorando i movimenti d'attacco, le profondità, le verticalizzazioni, le velocità di esecuzione, i tempi di gioco e su quelle dovremo ancora lavorarci molto per conoscersi sempre meglio e andarle a sviluppare. Ma la consapevolezza viene dal lavoro, da quello che fai durante la settimana, da quello che si chiede ai giocatori, ai ragazzi, quello che poi devono portare sul campo. Le certezze, quando hai e le certezze derivano da quello che sono gli input che arrivano giorno per giorno nel corso del lavoro settimanale, e l'unica strada che si riconosce è il lavoro per poter ottenere poi dei risultati sul campo. E che possano arrivare. Quindi ora noi siamo chiamati a questo lavoro qui, lo stanno facendo i ragazzi e devono continuare.